La questione generazionale si propone su tantissimi aspetti nel rapporto tra i ventenni e i quarantenni. Molti avete commentato che i giovani d'oggi non riescono ad apprezzare, non riescono a capire l'importanza della tecnica, non riescono a lavorare con un metodo, eccetera. Può essere vero in alcuni casi, ma nel complesso non è così. È una tendenza comune lamentarsi di chi è più giovane di noi se magari ha un approccio molto diverso. Nello specifico del DJ, la storia è cambiata, sono cambiate molto le procedure. Molti di voi si potranno ricordare di quando portavano la borsa dei dischi al DJ che lavorava. Ed era un miracolo se li faceva accendere l'impianto e provare prima che le persone entrassero. Magari i ragazzi hanno trovato una strada spianata e certe volte gli hanno affidato proprio l'intera serata, il che ha portato effettivamente a metodologie di lavoro molto diverse. In passato poi c'era più l'idea di una scaletta di serata nel quale il ritmo cresceva passo dopo passo, si mettevano le musiche base ai BPM, si andava a crescere, eccetera, eccetera. Questo schema è venuto meno nel corso degli anni, di conseguenza una tendenza comune dei ragazzi è quella di andare molto in modo altalenante, ma non è sempre così, ripeto, ci sono molti casi interessanti ed altri meno. Allo stesso modo i giovani si sono sempre lamentati di quelli più grandi, perché giovane rampante si ritiene sempre in grado di spaccare il mondo, vorrebbe avere la pista tutta per sé. Ma come l'abbiamo fatto noi quando ci relegavano al ruolo di aspettare tutta la sera per avere i nostri 10 minuti di gloria. Cerco sempre di rifiutare di parlare di i giovani fanno, i giovani sono, perché si rischia di tirar fuori delle conclusioni molto generiche. Quello che si può dire sicuramente è che negli anni è cambiato l'approccio alla musica e il modo di fruire la musica. Grazie alla tecnologia, agli streaming, agli MP3, eccetera. I ragazzi di oggi ascoltano molto più musica e l'ascoltano anche molto più velocemente. Potrebbero ipotizzare che se prendi un ventenne di oggi e lo trasporti negli anni 90, si potrebbe lamentare di come la serata è abbastanza lenta nell'evolversi rispetto a come è abituato. Giusto o sbagliato non ci interessa definirlo, è proprio cambiato il modo di fruire la musica. Non vuol dire però che i giovani non sappiano fare una serata come deve essere fatta, non sappiano mettere le canzoni in fila, non sappiano muoversi in maniera adeguata in un contesto di questo tipo. Il rischio in questi casi è che prevalga l'aspetto nostalgia, che tutti piaceva quando eravamo giovani, no? Tutti vorrebbero tornare a 20 anni fa, ma di questo poi ne riparliamo un'altra volta.